Allora, la settimana scorsa abbiamo visto, abbiamo introdotto i numeri naturali. Adesso dobbiamo introdurre altri insiemi, però per fare questo ci servono alcuni strumenti. Il primo strumento sono alcune notazioni che riguardano proprio gli insiemi. Allora, come si descrive un insieme? Un insieme si può descrivere come un'enumerazione genere finita di elementi, se è un insieme finito, che ne so, io voglio scrivere palla, treno, albero. Anche qua ci sono delle ambiguità, perché io posso indicare con palla la parola palla, oppure posso indicare con palla un certo oggetto che è designato da questa parola. Però, posto che ci siamo messi d'accordo, io elenco tutti gli elementi dell'insieme e quello è l'insieme. Posso indicare un insieme con le sue proprietà. Noi, se vi ricordate, abbiamo indicato i numeri naturali in questo modo. Se io scrivo n, scrivo 1, 2, 3, puntini, puntini, puntini. In realtà però quello che intendo sono gli assiomi di n, quelli che abbiamo precisato la settimana scorsa, cioè che ogni elemento ha un successore, esiste un elemento che non è il successore di nessuno, che chiamiamo 1, che elementi distinti hanno successori distinti, ed il principio di induzione. Quello è. Poi noi sinteticamente scriviamo così, perché non è che possiamo fare la lista degli assiomi ogni volta. Poi possiamo indicare un insieme, dato un insieme più grande, possiamo indicare un insieme specificando quali ulteriori proprietà il sottoinsieme dell'insieme più grande deve soddisfare. Facciamo un esempio. Se io scrivo questo insieme qua, lo chiamo 2n, ma è specificato come l'insieme del doppio dei numeri naturali al variale di h appartenente a n. Questo chi è? È sottoinsieme di n dato dai numeri pari. Se invece quest'altro insieme che non ha un nome lo chiamo e, insieme di 2h più 1 tale che h appartiene a n, quella barra verticale si legge tale che, questo chi è? Che? No, non è l'insieme dei numeri dispari, è l'insieme dei numeri dispari tranne il numero 1, perché per noi h appartenente a n significa h parte da 1, quindi 2h più 1 parte da 3. Se h uguale a 1, 2h più 1 fa 3, se h uguale a 2, 2h più 1 fa 5, e così via. Quindi questo qua, se lo volessimo scrivere enumerandolo, noi scriveremo 3,5,7, puntini, puntini, puntini. Diciamo, nel senso che abbiamo capito che si va di più. Quindi, come vedete, qui abbiamo tre descrizioni diverse. Posso dare gli elementi, posso dare le proprietà dell'insieme, questo si fa veramente in maniera, diciamo, errata, si fa per perenne e basta. Poi posso dare in un insieme più grande delle condizioni per restringere l'insieme e ottenere un insieme più grande. Cos'altro posso fare? Quando do delle condizioni, non sempre tutte le condizioni possono essere date in maniera così arbitraria, bisogna sempre verificare la non contraddizione, ok? Per esempio, se io dicessi l'insieme di tutti gli insiemi, si può dimostrare matematicamente che questo non esiste. Non esiste un insieme che abbia veramente tutti gli insiemi. Non lo sto a fare la dimostrazione perché perdiamo solo tempo, però è come il barbiere, un problema del tipo che il barbiere è quello che fa la barba e chi non se la fa la barba.
è un problema lo stesso. Cos'altro possiamo fare con gli insiemi? Allora, già qua un po' di notazione noi l'abbiamo usata. Che significa questa notazione qui, se ho un insieme A? Che x può leggere x appartiene ad A, oppure si può leggere A appartiene x. Normalmente si legge x appartiene ad A. La matematica è sfiziosa perché io posso anche scrivere così: x appartiene ad A. È meno frequente, però qualche volta che non c'ho spazio a sinistra devo scrivere che x appartiene ad A, lo posso scrivere. Però devo scrivere in questo modo, cioè il simbolo di appartenenza, questa specie di E che va, deve puntare sempre verso x, è un elemento di oppure appartiene a. Poi possiamo fare delle altre operazioni avendo due insiemi per costruire dei nuovi insiemi. Posso per esempio fare A unito B. Se io ho già due insiemi, chi è A unito B? È l'insieme degli x tali che x appartiene ad A oppure x appartiene a B. Se fate il diagramma di Venn che siete abituati a disegnare dalle scuole elementari, gli elementi di, diciamo, in genere il diagramma di Venn è una specie di patata, gli elementi è tutto quello che sta dentro la patata. Allora, A unito B rappresenta questa zona qui, cioè tutti gli elementi che stanno sia in A che in B, quindi possono appartenere ad A ma non a B, possono appartenere a B ma non ad A, e possono appartenere anche a tutti e due. Questo si chiama insieme unione di A e B. Poi abbiamo l'intersezione di A e B, insieme degli x tali che x appartiene ad A e x appartiene a B. L'intersezione è questa zona che vado a quadrettare, cioè sono tutti gli elementi che stanno sia in A che in B. Ora, come vedete, questi due connettori qui sono due connettori logici. Questo è il connettore di disgiunzione vel or, cioè o non esclusiva, quindi sta in A o sta in B o sta in tutte e due. Lo usate a volte anche in informatica. Questo invece è AND, in inglese è, e significa sia che sia, sia in A e la congiunzione. È importante distinguere la O esclusiva dalla O non esclusiva. Nell'unione noi abbiamo la O non esclusiva, però se io do, se io dico, beh, o fai i compiti o ti dimentichi il premio per il fine settimana. Cioè, questo è un, o diciamo, non è l'esempio giusto. Diciamo che o esci con gli amici o fai poco. Non puoi fare tutte e due, no? Quindi in questo caso è un out-out. Volevo fare un esempio nel quale si dà l'out-out, ma non mi chiedo, non è importante. I latini distinguevano, no? Normalmente si dice, oh, ti mangi sta minestra o ti butti dalla finestra,
il concetto comunque è quello di avere una o esclusiva, cioè o fai una cosa o ne fai un'altra. Nel caso di O esclusiva, se qui ci fosse una O esclusiva, l'insieme non sarebbe l'unione, ma sarebbero gli elementi di A che non stanno in B unito agli elementi di B che non stanno in A. Ci mancherebbe l'intersezione. Ok, un altro insieme che si può andare a, a definire da, diciamo, usando A e B è A meno B. Questi sono gli insieme degli elementi X appartenenti ad A tali che degli X tali che X appartiene ad A e X non appartiene a B. Come vedete, non appartiene, si scrive semplicemente con simbolo di appartenenza con una parola sola. In questo caso, sempre questo è A, sempre questo è B, A meno B è questo insieme qua. Se abbiamo un insieme ambiente grande, che è più grande che contiene sia A e B, che in genere si chiama X, allora si indica con il complementare di A X meno A, cioè l'insieme degli X appartenenti allo spazio ambiente tali che X non appartiene a A. Lo chiamo spazio ambiente, insieme che deve essere un insieme che contenga, quindi la situazione è questa. Se vogliamo fare una figura, diciamo che questo è X, questo è A e X meno A è questo insieme qua, quindi è tutto quello che sta al di fuori di A, perché siamo nel comunque dentro questo. Questo qua si chiama insieme complementare di A. Allora, quando abbiamo introdotto questo concetto di insieme complementare, è facile andare a verificare queste due uguaglianze che si chiamano leggi di De Morgan. Allora, se io faccio il complementare dell'unione, questo qui è uguale all'intersezione dei complementari. Allora, così come se faccio il complementare della intersezione, questo qua è uguale all'unione dei complementari. Questo si può dimostrare per esercizio. In genere, come si fa a dimostrare un'uguaglianza di insiemi per esercizio, di due insiemi? Bisogna prendere i due insiemi, poi prendi un elemento che sta nell'insieme di sinistra e devi dimostrare che sta anche nell'insieme di destra. Poi prendi un elemento che sta nell'insieme di destra e devi dimostrare che sta anche nell'insieme di sinistra. Cioè si dimostra la cosiddetta doppia inclusione, cioè A è contenuto in B o incluso in B se e solo se, per definizione, se X appartiene ad A, allora X appartiene anche a B. Allora, cosa ho detto prima? Ho detto che se A è contenuto in B e B è contenuto in A, questo equivale a dire che l'insieme A è uguale all'insieme B, cioè hanno esattamente gli stessi elementi. E questa non è una definizione, è questo scritto. Beh, è banale, no? Perché se A è contenuto B, se X sta in A, sta anche in B.
se B è contenuto in A, se X sta in B sta anche in A, e quindi X sta in A se solo se X sta in B, e quindi i due insiemi sono uguali. Viceversa, se i due insiemi sono uguali, banalmente, incluso con l'uguaglianza sotto, vuol dire che non è escluso il caso in cui i due insiemi possano essere uguali. Ok? Se noi vogliamo parlare di inclusione e non vogliamo che A sia esattamente uguale a B, invece di uguale qua sotto ci mettiamo una barretta per dire che è incluso ma non è uguale. Però non lo scrivo, non voglio neanche fare confusione. Quindi ripeto, abbiamo due insiemi A e B, possiamo fare l'unione, che è l'unione, l'insieme di tutti gli elementi che stanno in A oppure in B, e la O non è esclusa. L'intersezione è l'insieme degli elementi che stanno sia in A che in B. Il complementare, quando si parla di complementare si sta parlando di X meno A, dove X è un insieme che contiene A. Ok? Se il complementare, se l'insieme X è diciamo già stato fissato dal contesto, è chiaro di cosa si parla. Per esempio io sto parlando dei numeri naturali, allora se sto parlando dei numeri naturali, il complementare dei numeri pari sono i numeri dispari, il complementare dei numeri dispari sono i numeri pari. Ecco, un'altra cosa che non ho scritto è che se io faccio il complementare del complementare di A, ovviamente torno ad A, no? Perché è come fare due volte la negazione. Se io prendo A, poi prendo il complementare di A, gli elementi che non stanno in A, il complementare del complementare è ovviamente gli elementi che non stanno nel complementare, cioè quelli che stanno in A. Poi abbiamo detto, queste qui si chiamano leggi di De Morgan. Complementare dell'unione è l'intersezione dei complementari, il complementare dell'intersezione è l'unione dei complementari. Faccio una figura soltanto relativa al secondo caso. Allora, questo è X, questo è A, ma questo è X, questo è A, questo è B. Allora, chi è il complementare dell'intersezione? Lo disegno facendo queste strisce larghe. Il complementare dell'intersezione sono tutti gli elementi che non stanno nell'intersezione, cioè stanno in questa zona. Però vedete che il complementare di A sono solo, faccio solo delle righe più strette stavolta, complementare di A il complementare di B invece, faccio le righe con inclinazione diversa, vedete, il complementare di X può prendere un pezzo di A complementare dell'intersezione, solo l'intersezione, diciamo, quando faccio l'unione dei due complementari, vedete che è solo l'intersezione che non viene colorata in nessun modo, né dalle linee con inclinazione verso destra, né dai segmenti con inclinazione verso destra. E vedete che l'unione dei due complementari esattamente coincide con quella zona che avevo più o meno fatto vedere che si poteva coprire con le strisce larghe. Ok? Oh, la cosa si può anche dimostrare. Perché? Perché se io per esempio prendo X che appartiene al complementare dell'intersezione, che cosa vuol dire? Se solo se X non appartiene ad A intersezione B.
Quindi che cosa vuol dire? Se e solo se negare che non appartiene, non è vero che x appartiene sia ad A che a B. Quando è che x appartiene ad A intersezione B? Quando x appartiene ad A e x appartiene a B. Negare non appartiene significa negare una frase significa innanzitutto mettere davanti alla frase non è vero che. Allora, quando è che non è vero che x appartiene ad A e x appartiene a B? Se e solo se. Se x non appartiene ad A, vuol dire che x appartiene al complementare di A. Oppure l'altro caso è che x appartenga al complementare di A. Non è vero che questi sono tutti e due i casi devono essere verificati. Non è vero che basta che uno dei due non sia verificato. Quindi se x non appartiene ad A vuol dire che x appartiene al complementare di A. Se x non appartiene a B vuol dire che x appartiene al complementare di B. O perché bel non esclusivo, or perché basta che sia verificato uno. E che cosa abbiamo stabilito? Questo equivale a dire x appartiene al complementare di A unito al complementare di A. In questo caso abbiamo dimostrato in un colpo solo, ho voluto essere un po' più sintetico, che un elemento sta qui se e solo se sta da quest'altra parte. Ok? In altri casi, invece di dimostrare direttamente che due insiemi sono uguali, si preferisce dimostrare prima che l'insieme di sinistra è contenuto in quello di destra e poi che quello di destra è contenuto in quello di sinistra. Comunque queste sono tutte cose abbastanza intuitive. Ok? È giusto per fissare la notazione, anche se, diciamo, avendo fatto elementari, medi e superiori, questa notazione dovreste ormai conoscerla da tempo. Quindi prendetelo come un ripasso dei precorsi che sono stati un ripasso delle superiori. Va bene, adesso un'altra cosa che possiamo fare con gli insiemi, queste qua ricordatele perché poi le riscriveremo più in generale e valgono sempre. Questa legge si scrive, diciamo enuncia dicendo che il complementare dell'unione è l'intersezione dei complementari. Questa dicendo che il complementare dell'intersezione è l'unione dei complementari. Questa vale anche se l'unione non fosse di due, ma fosse di tre, di quattro, oppure un'unione infinita di insiemi. Questa varrà sempre. Ok, andiamo a vedere un'altra cosa che possiamo fare con gli insiemi. Un'altra cosa che possiamo fare con gli insiemi si chiama prodotto cartesiano, questo è importante. Non c'è nulla di complicato, però che cos'è il prodotto cartesiano? È un insieme di coppie. Una coppia ordinata, io qua ci metto un x, qua ci metto un y e devo dire chi sono x e y. Semplicemente x è un elemento di A
e y è un elemento. Che si chiama prodotto cartesiano? Perché, così come vedremo che a ogni punto della retta associamo un numero reale e viceversa, e cartesio a ogni punto del piano associa una coppia di numeri, vedremo numeri reali. Per esempio, questo punto ha coordinate 2, 1, 2 sarà la scissa, 1 sarà la sciordinata. Più in generale, il prodotto, diciamo, vedremo il piano, lo interpreteremo come R cartesiano R. Però dobbiamo ancora costruire R, quindi ci vuole ancora un po' di tempo. Più in generale però possiamo fare il prodotto cartesiano di due insiemi qualunque. Semplicemente usiamo le coppie, così come le usavamo lì, soltanto che a sinistra ci mettiamo un elemento di A e a destra ci mettiamo l'elemento. Facciamo un esempio. Se A è l'insieme, abbiamo detto, palla, treno, albero, e B è l'insieme 1,2. Allora, chi sarà A cartesiano B? Palla 1, palla 2, treno, virgola 1, treno, virgola 2. Albero, virgola 1, albero, virgola 1. Allora, andiamo. Okay. Allora, contate quanti elementi ha il prodotto cartesiano? Ne ha 6. E perché ne ha 6? Perché ne ha 3 per 2. Cioè, quando gli insiemi sono due insiemi finiti, vale anche per gli insiemi infiniti, però là le regole con le cardinalità degli insiemi infiniti sono più, diciamo, un po' anti-intuitive, quindi lo vedremo a tempo debito. Sicuramente se gli insiemi sono due insiemi con un numero finito di elementi, il prodotto cartesiano quanti elementi ha? Il prodotto degli elementi, del numero degli elementi di A e il numero degli elementi di B. Per quale motivo? Io devo fare tutte le coppie possibili. Sulla prima coordinata ho tante possibilità, quant'è il numero degli elementi di A. Sulla seconda ho tante possibilità, quant'è il numero degli elementi di B. Le due scelte sono indipendenti, quindi le possibilità si moltiplicano. Palla 1, palla 2, treno 1, treno 2, albero 1, albero 2. Quindi 3 per 2 fa 6. È chiaro? Un'altra cosa che non abbiamo detto e che è utile ripetere è l'insieme vuoto. L'insieme vuoto è l'insieme, fate attenzione che per un matematico questo è l'insieme vuoto, non è 0 per distinguerlo da la O come usate fare in informatica, quindi è una delle poche cose che dovete rispettare della matematica, cioè non mi venite a dire che questo è zero spaccato, perché sennò quando state a fare informatica fate informatica, quando fate matematica questo è l'insieme. Che cos'è l'insieme vuoto? È un insieme che non contiene nulla, neanche un elemento. Quindi l'insieme vuoto
è contenuto in qualunque insieme. Qualunque insieme contiene insieme. Sia che stiamo parlando di insieme di numeri, sia che stiamo parlando di insieme di altre cose. L'insieme vuoto non coincide con questo. Non coincide affatto. Perché questo insieme ha esattamente un elemento, che è l'insieme vuoto. Ma l'insieme vuoto non ha un elemento, non ha elementi, ha zero elementi. Se non siete convinti di questo, esattamente questa simbologia l'ha usata von Neumann, che è quello che ha inventato il computer così come lo conoscete voi, dal punto di vista logico, non dal punto di vista elettromeccanico. Quindi c'è vuoto, poi c'è l'insieme che contiene l'insieme vuoto, quindi questo ha zero elementi, questo ha un elemento, poi possiamo creare insiemi con più elementi. Va bene? Ok. Adesso abbiamo grosso modo, avrò dimenticato sicuramente qualcosa, però abbiamo un po' di strumenti per andare a costruire ulteriori insiemi. Allora, il primo insieme che vogliamo costruire è n cartesiano n. N cartesiano N è l'insieme delle coppie ordinate HK tali che H e K appartengono entrambi a N, però sono scelti in maniera indipendente. Allora, se faccio una figura, allora io so riportare, vabbè, lo 0 lo indico lo stesso perché lo conosciamo dalle elementari e dalle medie, però diciamo, anzi più che 0, questa è l'origine, nel senso io ho due rette cartesiane, due rette ortogonali. Il punto dove si incontrano lo chiamo origine. Poi fisso un'unità di misura, questa lunghezza, e la riporto, la stessa unità di misura, più volte su quest'asse che chiamo x e anche sull'altro asse che chiamo x. Quindi anche qui avrò 1. Ogni volta che riporto questa unità di misura, opero con il successore. Il successore, usando il sistema decimale, so come fare, no? 1, 2, 3 fino a 9, poi quando arrivo a 9 il successore è 0 e riporto 1. Vado a considerare le parallele per ognuno di questi punti, le parallele alla retta orizzontale, e per ognuno di questi punti le parallele alla retta verticale, e vado a vedere i punti di incontro, e sono questi. Vabbè, tenete conto che non sono un bravo disegnatore. Ognuno di questi punti è un elemento di n cartesiano n. Per esempio, se vogliamo prendere questo punto qui, come lo indicheremo? A chi corrisponde in n cartesiano n? Alla coppia 4,2, perché questo qui sta in verticale sopra al numero 4 e in orizzontale sta al livello del numero 2.
Quindi n cartesiano n naturalmente continua, lo abbiamo rappresentato come un'unione di elementi che sono disposti tutti in questo quadrante. Chiaramente non è un insieme finito, no? Ogni elemento ha un successore, elementi distinti hanno successori distinti, già n era un insieme per forza non finito, non poteva essere un insieme finito. Oh, perché ha senso fare questa cosa? Non solo da un punto di vista teorico, cioè non è che io adesso mi voglio spiziare perché ho definito che cos'è il prodotto cartesiano, allora voglio fare n cartesiano n, perché tanto solo n c'ho, ma può avere senso, perché se voi avete un libro di conti, se tenete, diciamo, sott'occhio i vostri investimenti o i vostri crediti e debiti, allora voi avete necessariamente bisogno di due numeri, magari più numeri, perché io posso avere un debito con Francesco e poi un altro debito con Paolo, quindi devo 12 euro a Francesco e poi mi devo segnare, mi devo ricordare che devo anche 15 euro a Paolo. Però se alla fine voglio guardare le mie finanze, l'importante è che io sappia il totale dei miei crediti e il totale dei miei debiti. Allora io magari ho 1200 euro perché ho 700 euro stanno sul conto corrente, 300 euro ce li ho in tasca e 200 euro me le deve dare, mi deve arrivare una rata della borsa. Poi ho 480 euro di debito, perché 240 devo pagare, che ne so, 350 devo pagare l'affitto che è scaduto e 130 devo pagare una bolletta che pure scadrà tra una settimana. Okay? Allora faccio i miei conti, 1200 meno 480 ho 720 euro. Okay? Però questo lo posso fare dopo, per adesso sono a per esempio crediti e K debiti. Cosa viene spontaneo? Viene spontaneo di dire che 1200 480, allora io adesso pago 350 euro dell'affitto, diventa 850 130, poi pago pure la bolletta, diventa 720,0. Allora sappiamo fare tutti la sottrazione dalle elementari, quindi noi diciamo che queste cose qui sono equivalenti in qualche modo, perché posso facilmente transitare dall'una all'altra. Appena si transita dall'una all'altra, appena io pago, così come può succedere che, diciamo, anche un credito, diciamo, io mi faccio prestare dei soldi, no, mettiamo che questo numero era inferiore a questo, allora che cosa succede? Che per pagare l'affitto mi faccio prestare dei soldi. Quindi magari invece di farmi versare 350 euro mi faccio versare 500, quindi la situazione cambia in maniera analoga, però in quel caso la differenza qua sarebbe stata negativa, no? Avrei avuto più debiti che crediti. Anche lì si possono avere delle transizioni facili. Per esempio, chi ha un'attività commerciale di qualunque tipo, in ogni momento ha crediti e debiti.
in ogni momento, perché ci sono dei crediti per le tasse, dei debiti per le tasse, ci sono dei debiti commerciali, dei crediti commerciali perché uno aspetta di essere pagato. Allora, noi tendiamo a dire che queste situazioni siano equivalenti. Come possiamo farlo più precisamente da un punto di vista matematico? È quello che faremo dopo, diciamo dopo la pausa. Magari prima della pausa diciamo cos'è una relazione di equivalenza e dopo la pausa lo faremo. Però prima di dire che cos'è una relazione di equivalenza, di andare a scrivere la relazione di equivalenza che ci dice che queste situazioni sono equivalenti, voglio far capire il limite di questa cosa. Cioè, in realtà non è vero che siano equivalenti nella vita reale. È vero matematicamente, cioè ricordatevi che la matematica rispetta gli assiomi, cioè le regole. Cioè è vero se tutti rispettano le regole. Allora, una situazione nella quale io ho zero crediti e zero debiti non è affatto equivalente a una situazione in cui ho 1 milione di euro di crediti e 1 milione di euro di debiti. Se io ho 1 milione di euro di crediti e 1 milione di euro di debiti e sono una persona onesta, magari vivo preoccupato perché il 1 milione di euro di crediti lo devo ancora incassare e i debiti sono sicuro che li pagherò. Se invece prendiamo una persona disonesta a cui la banca ha appena prestato 1 milione di euro di 1 milione di euro, quindi lui ha il tasso di interesse dell'8% perché la banca ha pensato di fare un affare, perché lui ha promesso alla banca di dare l'8% di interesse. In quel caso la persona è felicissima perché se già comprata il biglietto per qualche paradiso fiscale all'estero, sparisce e nessuno lo vede più. Quindi, vabbè, chiaramente sto estremizzando perché poi ci sono degli strumenti per evitare che ciò accada, no? Esiste la polizia, esiste. Però non è la stessa cosa nella vita reale, almeno non sempre. Però noi, se vogliamo che sia la stessa cosa, dobbiamo introdurre una certa relazione di equivalenza che ci faccia dire che queste tre coppie si equivalgono. Ora, prima di fare questo, io ho già usato il concetto di addizione e di sottrazione. Ora, questi concetti noi li approfondiremo. Però innanzitutto voglio chiarire una cosa. Non sono due operazioni diverse. Esiste solo l'addizione, non c'è la sottrazione. La sottrazione in realtà è l'addizione con l'opposto. Vedremo poi che cos'è l'opposto. Quando andremo a fare z, perché dalla relazione di equivalenza che introdurremo passeremo da questo insieme tramite una relazione di equivalenza a z, l'insieme dei numeri interi, l'insieme dei numeri interi prevederà, oltre ai numeri naturali, prevederà anche dei numeri che saranno scritti come numeri naturali ma con un segno meno davanti, ok? I numeri negativi. Qualcuno potrebbe, più spesso trovate z indicato in questo modo, tipo puntini puntini puntini, meno 3, meno 2, meno 1, 0, 1, 2, 3, 4, puntini. Questo ancora lo devo costruire, sto già scrivendo ma ancora lo devo costruire. Siccome la costruzione non ce la faccio a farla prima della pausa perché mancano 5 minuti, mi sto anticipando questo, però non credo di introdurre particolare conclusione. Normalmente lo scrivete così:
Io ve l'ho scritto così, poi vedremo perché. Però comunque si capisce che sono i numeri naturali, poi c'è lo zero e poi ci sono i numeri negativi. Interi ma negativi. Ecco, la cosa che volevo anticipare è il segno meno, da dove viene? Esattamente dal concetto di mancanza di debito. Non stiamo a fare la storia, per esempio, anche le cifre hanno una loro storia. Le cifre che noi usiamo per il sistema decimale sono arabe. Il concetto di zero invece viene prima dall'India, poi è transitato dagli arabi e poi è arrivato a noi. Non ci interessa fare, non possiamo fare un corso di storia della matematica, però questo lo voglio dire, perché questo qui viene, ed è una cosa abbastanza recente, cioè non, il segno meno non è stato inventato mille anni fa, è stato inventato più di recente. Per quanto ne so io, poi naturalmente queste cose potete facilmente controllarle, vedete, deriva dai commerci intercontinentali con le Americhe. Cioè tu mandavi una cassa di bottiglie di vino, per esempio, o bottiglie di liquore, o di barili di qualcosa. Si sapeva che la cassa aveva una certa capienza, per esempio in quella cassa ci andavano 48 bottiglie. Però poteva succedere che tu non ce l'avevi 48 bottiglie da mettere nella cassa, quindi nella cassa ce ne mancasse qualcuno. Allora, se nella cassa c'erano 45 bottiglie, non ci scrivevano 45, ma ci scrivevano 3 con un segno sopra, cioè ce ne mancano 3. Quindi il significato era che in quella cassa c'era il numero che ci doveva essere meno 3. Quindi se il numero, che la capienza della cassa era di 48 bottiglie, c'era 48 meno 3, 45. Era un'abbreviazione utile, perché era più facile da controllare. La cassa si sapeva che era standard e io vedo effettivamente là c'è lo spazio giusto per le bottiglie, senza che mi metta a contare effettivamente che ce ne siano 45 le quelle. Chiaro? Con il tempo questo segno è passato davanti ed è passato a designare un debito di una mancanza di 3 meno 3. Va bene. Allora, facciamo un attimo il riassunto. Io cosa ho fatto? Ho introdotto delle notazioni che riguardano gli insiemi, ho introdotto in particolare il prodotto cartesiano. A questo punto vado a fare il prodotto cartesiano dell'unico insieme che conosco bene per adesso, che faccio n cartesiano. Allora, poi ho dato un'interpretazione possibile di questo n cartesiano n, come per dire la prima, diciamo, il primo elemento, quello di sinistra, della coppia indica i crediti e il secondo indica i debiti, quindi avere e dare. Poi ho detto, beh, però dal punto di vista di avere e dare, se io ho 1200 euro ne devo pagare 480, oppure ne ho 850 ne devo pagare 130, se ne so, se ne ho 720 e non devo pagare più niente, le situazioni sono equivalenti. Come faccio a dire che siano equivalenti? A questo punto devo introdurre quella che è una relazione di equivalenza. Allora, concetto di relazione di equivalenza lo vado a scrivere qua. Allora, io ho un insieme X. Cos'è una diciamo, definizione? Non uso, in realtà la relazione di equivalenza, se vogliamo dare la definizione precisa, è un sottoinsieme del prodotto cartesiano X e cartesiano X, ma siccome con X il primo esempio che useremo sarà N cartesiano N, non uso la definizione precisissima dal punto di vista matematico, perché se no non si capisce più niente. Allora, diciamo che R
o diciamo questo circonflesso è una relazione di equivalenza su x se solo se per definizione valgono le seguenti tre proprietà. Allora, prima proprietà: ogni elemento è equivalente a se stesso. Allora, questa proprietà si legge x equivalente a x per ogni x di x grande. Quella A rovesciata mi sembra di averlo già detto, ma si chiama per ogni, cioè indica un qualunque elemento. Seconda proprietà. Ah, questa qui si chiama proprietà riflessiva. Seconda proprietà. X è equivalente a y se e solo se y è equivalente a x. Questa qua si chiama proprietà simmetrica. La terza proprietà si chiama proprietà transitiva e dice che se x è equivalente a y e y è equivalente a z, allora anche x è equivalente a z. Proprietà transitiva. Ecco, ripeto, questo non è precisissimo perché io dovrei dire prima cos'è una relazione e poi cos'è una relazione di qualcosa. Comunque, è qualcosa che opera sulle, diciamo, tra due elementi di x grande. Io dagli due elementi x grande posso stabilire se sono in relazione o no. Quando scrivo che sono in relazione, diciamo, scrivo x è in relazione con y in generale. Poi quando uso il circonflesso, se voglio usare una relazione generale, scriverò R è in relazione R con Y. Quando uso il circonflesso, già il circonflesso si usa solo per le relazioni di equivalenza, cioè per le relazioni che godono di queste tre proprietà. Allora, prendiamo l'insieme delle persone. Vediamo se essere amico di è una relazione di equivalenza. Allora, la prima proprietà è ognuno è amico di se stesso. Se fosse vera non si spiegherebbe il tasso di suicidi. Quindi già la proprietà riflessiva non è vera. Però diciamo che noi qua dentro siamo, invece di fare l'insieme di tutte le persone, facciamo l'insieme delle persone che stanno qui. E diciamo che siamo tutti, l'abbiamo verificato, ci vogliamo bene. Magari questo è pure vero. Poi andiamo a vedere la simmetria. Se Paolo è amico di Francesco, Francesco sarà amico di Paolo? Di norma sì, ma certe volte no. Cioè, però se mettiamo come regola che Paolo dopo un po' si scoccia e non dà l'amicizia a Francesco, se Francesco non la dà a Paolo, mettiamo che le regole di amicizia siano quelle di qualche social network, no? Però in genere mettiamo che al social network, se io ti do l'amicizia, tu la dai a me. Allora, mettiamo valga pure quella simmetrica.
La transitiva vale? No. La transitiva non vale. Perché Paolo può essere amico di Francesco. Francesco può essere amico di Mauro. Ma Mauro a me l'amicizia non me la dà. Chiaro? Quindi non tutte possiamo dare tanti, vi potete inventare tanti esempi di relazioni che non godono della prima o non godono della seconda o non godono della terza proprietà, o godono di due proprietà su tre o di una proprietà su tre. Diciamo, questi sono esercizi che se fate vi fanno sicuramente bene, però se li facciamo qua perdiamo soltanto tempo. Però provate a farlo. Andiamo a vedere invece una cosa, prima di fermarci per 10 minuti, un'altra relazione che è sicuramente di equivalenza. Allora, mettiamo essere nati nello stesso giorno del mese. Per esempio, io sono nato il 14. C'è qualcun altro che è nato il 14? Qualcuno ci dovrebbe stare, sono tante persone. Nessuno è nato il 14, di nessun mese. Qualcuno c'è. Allora, io ovviamente sono nato nello stesso giorno in cui sono nato io, che questo è banale. Poi, se io sono nato nello stesso, mi chiamo Antonio, se sono nato nello stesso giorno di Giovanni, e anche Giovanni è nato nello stesso giorno di Antonio, stesso giorno del mese, senza specificare il mese e l'anno. Poi, se io sono nato il 14 come Giovanni e Giovanni è nato nello stesso giorno di Francesco, anche Francesco sarà nato il 14, e quindi la proprietà è anche transitiva. Ok, alla fine supponiamo di mettere da parte tutti quelli che sono nati il 14, poi supponiamo di mettere da parte analogamente, prendiamo lui, magari lui è nato il 11, e allora facciamo la stessa cosa con quest'altro giorno. Alla fine della fiera, tutti questi, diciamo, sotto insiemi di persone, che mi daranno? Ce ne sarà uno per ogni? Ci sarà 52? No. Perché no? Che mi dà? Ci sarà un sotto insieme di persone che corrisponderà al numero 1, uno al numero 2, uno al numero 3, e così via fino ad arrivare a? E quindi se noi considerassimo, se vogliamo considerare ogni sottoinsieme di persone come un elemento, allora quelli nati tutti i 14, come li chiamiamo? 14. Quelli nati il 23, come li chiamiamo? 23. Alla fine della fiera cosa rimane? I giorni del mese, che vanno da 1 a 31. Ok? Questo lo vediamo meglio dopo la parola. Adesso ci fermiamo.